Sarebbero queste le prime vere immagini del lancio del razzo nordcoreano avvenuto domenica e che ha fatto arrabbiare la comunità internazionale. Pyongyang l'ha presentato come la messa in orbita di un satellite di osservazione. Per l'ONU si sarebbe trattato di un test per un missile a lunga gittata. In ogni caso sembra palpabile da queste immagini, sempre che non siano fasulle come spesso è avvenuto in passato, la soddisfazione del leader Kim Jong-un in visita agli hangar prima del lancio. Soddisfazione che non gli ha impedito di continuare le epurazioni interne, mandando a morte ufficialmente per corruzione il capo delle forze armate. Questa volta si è arrabbiata anche la Cina, alleata che tenta in qualche modo di contenere l'esuberanza di Kim. Mentre al Consiglio di sicurezza si discute su sanzioni aggiuntive a quelle già in corso, i paesi vicini e gli Stati Uniti hanno deciso di agire unilateralmente. La Corea del Sud ha tra l'altro interrotto la sua collaborazione con il Nord nella zona economica speciale di Kaesong, al confine fra i due stati.